Biagio, sei arrivato qui a Figline Valdarno con la tua croce, ma il viaggio è ancora lungo. Da dove sei partito e qual è la meta del tuo percorso? Pace e speranza, e con il cuore ho questo cammino, lo sento. È in un momento difficile di questa società, un momento duro, un momento dove la gente è molto sfiduciata, scoraggiata. Allora io ho sentito da qualche anno, però non mi aspettavo il coraggio di prendere la croce proprio di fatto. C'è un detto profondo nel Vangelo: ognuno prenda la sua croce e mi segua. Ma vedendo tutte queste difficoltà, questa società in crisi, ho sentito prenderla. E sono più di un anno che sono in cammino, sono partito da Palermo, dove poi opero perché io dedico ai poveri, gli abbandonati da 27 anni. Io ho lasciato tutto, questa società materialistica e consumistica, che l'ho vissuta in pieno, eh. Io ero in pieno mondo, ecco gli anni 70, 80, 90, il boom della moda, delle marche, di tutto, del progresso, ma io invece ho visto che tutti si pensa a se stesso. Tutti facciamo progetti personali o chi ci sta comodo a noi, e i più deboli sono lasciati indietro. Quelli che soffrono non abbiamo tempo per dedicare a loro, gli ammalati, i disabili, chiunque è in difficoltà ci chiede aiuto, ci porge la mano, anche lo sguardo ti fa capire. E noi invece corriamo, pensiamo a noi stessi. Questo mi ha fatto male e da lì ho intrapreso un cammino, ma è grazie al buon Dio, ve lo devo dire, perché io ero nel mondo pieno di scienza, filosofia, psicologia, pieno d'arte, pittore, mi ero iscritto pure a Firenze nell'88 per venire qui alla Accademia dell'Arte, ma vi devo dire, ero pieno di tutto questo, ma mi mancava qualcosa. Questo bagaglio me lo porto del sapere, però avevo bisogno di aggiungere qualcosa che mi desse la forza, il coraggio per continuare il cammino della vita, e l'ho trovato, il buon Dio. E nella figura bella di un uomo che ha dato la vita per noi, Gesù. Da allora tutto si è colorato, tutto si è riscaldato, e da quel momento sono in cammino, sono in missione. Ma adesso sento portare questo messaggio in tutte le regioni d'Italia. Abbiamo fatto la prima tappa da Palermo fino a Roma, e Papa Francesco ci ha dato la benedizione a Santa Marta, e poi abbiamo fatto la seconda tappa tutta la Sardegna, che volevo proseguire per il settentrione, ma avremmo penalizzato la Sardegna, fa parte pure dell'Italia. E allora ecco che da nord a sud ho fatto tutta la Sardegna, e ora da un mese e mezzo siamo partiti, ecco, da San Pietro, dove è arrivata la croce, Tivoli, la Tiburtina, fino a tutto il lato dei luoghi dei terremotati. Siamo stati vicino a loro, abbiamo dato speranza, abbiamo detto che la speranza non muore, e questo è il messaggio che noi portiamo a chiunque, in ogni regione, città e paese che passiamo: una parola di conforto, una speranza, un sorriso. Oddio mio, questo sorriso che è terapeutico, ma che abbiamo fatto? Io l'avevo perso pure il sorriso, me l'avevano fatto perdere, ma adesso, anche se mi schiacciano, anche se mi mandano a quel paese, io ci vado, se si convertono va bene, se no continuo il viaggio. E la croce va avanti, veramente. No, non togliamo questo segno, se leviamo anche questo, che ci rimane, che ci rimane. Guardate che mondo, ma vi devo dire, in ogni modo, ognuno nel suo credo, ecco, ognuno, ecco, nella sua religione, ognuno, anche chi non crede. Io sono stato anch'io un periodo non credente, sono vicino anche a chi non crede, anzi vi dico che poi infine loro sperano, loro credono a qualcosa, cercano qualcosa. E allora devo dire che insieme ognuno deve fare la sua parte. Questo è anche il messaggio che sento portare: ognuno deve fare la sua parte. E allora sì, che risolleviamo questa società che sta, dico, crollando, lo sapete voi, lo vedete voi, lo toccate con mano, ma Dio non lo permetterà, perché la storia si ripete, e anche questo momento storico è difficile, è vero? Ma rispondiamo alle provocazioni, al male rispondiamo col bene, rispondiamo col bene, un sorriso, perdoniamo e aiutiamo a chi è in difficoltà. E allora sì, che questa società sarà sicura anche per i giovani, perché io tengo a cuore, sto pregando anche per i giovani, e porto tre punti preziosi.
in ogni paese e città che passo, che ogni città possano aprire una casa che accoglie una mensa e un oratorio per i giovani. Diamo un riferimento prezioso per i giovani, vi raccomando, che sono a rischio. Ecco, c'è una società che corre troppo. No, 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 bisogna andare, come dice San Francesco, una pietra dopo l'altra, in alta arriveremo. Madre Teresa dice, io sono una goccia. Tutti siamo una goccia, messi insieme a un mare di bontà, di bene, di carità, di amore, di solidarietà, di fratellanza. Il Beato Padre Pino Puglisi dice queste profonde parole, e se ognuno fa qualcosa, quanto potremmo fare? E diamoci da fare, abbracciamoci e diamoci da fare. Subito, al più presto, questa è la vera Pasqua. Questa è la vera Pasqua, nella fede, nella speranza, nella carità, nella solidarietà. È tutto l'anno, non solo a Pasqua e poi se ne parla fra un anno. La Pasqua è tutti i giorni, Natale è tutti i giorni. La vita è un dono e allora dobbiamo viverla in pienezza e donarla. Donarla si riceve. Ve lo devo dire un particolare? Spesso parlo con dei persone su quello che mi dicono, sulla scienza, su quello, con rispetto. Però gli dico, sappiate che se voi andate a vedere nel DNA, cercatelo, c'è pure donare. Ecco che l'abbiamo dimenticato, non abbiamo tempo per donare, non abbiamo tempo per amare, ecco per aiutare. Ecco dov'è l'errore, dove ecco che siamo in crisi, per questo siamo in crisi. Ma donando si riceve, donando torna bene, non torna male, non torna male. Vi abbraccio di cuore, grazie. Buon cammino. No, no.